Continua a tener banco il caso Saiona, adesso arriva un duro attacco al primo cittadino Alessandro Ghinelli dei due consiglieri comunali Donato Caporali e Francesco Romizzi. Perché? Sì, io avevo già sottoposto la questione all'ultimo consiglio comunale di lunedì scorso, perché ci sembra paradossale questo rimpallo. Quando governava il centro-sinistra e c'erano problemi di criminalità in questo territorio, si dava la responsabilità al sindaco, si attaccava Fanfani su tutto. Oggi che il centrodestra non riesce a risolvere il problema pur avendone fatto una bandiera in campagna elettorale, dà la colpa al prefetto che fa esclusivamente il proprio dovere. Noi semplicemente vogliamo ricordare al sindaco che ha delle responsabilità, è lui il primo cittadino, è lui che deve intervenire non solo con la repressione dei reati, cosa evidentemente sacrosanta, ma allo stesso tempo deve anche pensare di riqualificare o, come ha detto il prefetto, rigenerare quell'area della città. Il problema si risolve certo nel momento, andando a reprimere gli atti delinquenziali e chiudendo alcuni negozi che non rispettano le regole, ma dobbiamo pensare a quel quartiere fra 10 mesi, fra un anno, fra 2 anni, e perché sia veramente vivibile dobbiamo fare delle politiche che deve fare il comune, non può fare il prefetto o il questore, mi sembra abbastanza chiaro. Quindi adesso basta litigare con le istituzioni nazionali, col prefetto e col questore, investimento di soldi in quell'area, investimento nell'illuminazione, investimento nel renderla socialmente viva e culturalmente adeguata a quello che deve essere.